Stiamo affrontando con coerenza tutte le problematiche ambientali. Dopo aver gestito come comune il sistema idrico integrato, siamo l'unico comune della provincia, dopo aver iniziato una grande campagna contro il dissesto e la pulizia dei boschi, sperando di coinvolgere tutti i 5.000 proprietari, dopo aver avviato per primi il compostaggio di comunità, quindi una riduzione notevole dei rifiuti, ci stiamo dedicando anche all'aria, alla nostra buona aria. Abbiamo montato nel balcone del comune una centralina, ci risulta che siamo l'unico comune ad avere una centralina per le misurazioni delle qualità dell'aria, quindi vogliamo tenere monitorato la nostra aria, come del resto teniamo monitorato la nostra acqua, teniamo monitorato la produzione dei rifiuti, teniamo monitorato tutto il risparmio energetico, tutte quelle cose coerenti con l'ambiente. Di ambiente è facile parlarne, ma è difficilissimo mettere in atto quelle piccole pratiche che riguardano ognuno di noi per avere un ambiente migliore. E quindi noi cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili e di mettere in atto tutte quelle pratiche che richiedono certamente la disponibilità dei cittadini, ma vuole anche dire far prendere delle abitudini corrette ai nostri cittadini. Una di queste sarà anche quella di conoscere tutta la qualità della nostra aria settimanalmente e anche i pollini che ci sono nella nostra aria. Questo può servire a tutte le persone allergiche che magari, scoprendo che a Berceto quel certo tipo di polline non c'è, possono venire a trascorrere quelle settimane, quei 10 giorni di allergie che loro vivono e sicuramente vivono in città dove muoiono 46.000 persone all'anno per l'inquinamento dell'aria. Noi speriamo di mantenere una buona aria e di mantenere un buon ambiente, perché è importante per tutti, non solo per i suoi abitanti, ma anche per le tante persone che verranno ad abitare Berceto.